Bentrovati a questa nuova edizione di Senior News, vediamo i titoli. Il 27 dicembre del 2020 l'arrivo del vaccino anti-Covid. In Italia in un anno somministrate 108 milioni di dosi. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, per gli over 80 senza vaccino il rischio di terapia intensiva è 85 volte più alto rispetto a chi ha la terza dose. Covid e influenza, le precauzioni per i pazienti con malattie respiratorie croniche. Grey Panthers, oggi torniamo in cucina con la ricetta di un dolce tipico delle feste, il torrone. Il 27 dicembre del 2020 è entrato nella storia come il V-Day, il giorno d'inizio in tutta Europa della campagna vaccinale anti-Covid, una chiave di volta nella lotta al virus con una sfida organizzativa di portata storica che si è dimostrata fondamentale per contrastare la pandemia. In Italia in un anno sono state somministrate 108 milioni di dosi, con quasi l'86% della popolazione che ha ricevuto le prime due somministrazioni, oltre 46 milioni di italiani, mentre sono già più di 17 milioni quelli che hanno ricevuto la dose booster. Per gli over 80 senza vaccino il rischio di ricovero in terapia intensiva è 85 volte maggiore rispetto a chi invece ha la terza dose. È quanto emerge dal report dell'Istituto Superiore di Sanità, secondo cui i grandi anziani, se non vaccinati, sono a rischio molto elevato. Fortunatamente ad oggi quasi il 94% degli ultra ottantenni è vaccinato con due dosi, mentre il 70% ha già ricevuto la dose booster. Intanto oggi il commissario Figliuolo ha confermato che scatterà dal 10 gennaio l'avvio delle somministrazioni dei richiami con un intervallo ridotto a 4 mesi dalla seconda dose. Tra le malattie respiratorie croniche che colpiscono maggiormente gli anziani, la più diffusa è la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Con il Covid in circolazione e in questo periodo dell'anno anche l'influenza, chi soffre di BPCO deve prestare maggiore attenzione ed è fondamentale, oltre alla dose booster del vaccino anti-Covid, anche la vaccinazione anti-influenzale. Sentiamo. Tutti coloro che decidono di fare il vaccino fanno bene, ma non devono tralasciare di fare il vaccino anche anti-influenzale. Quello è fondamentale, perché i virus continuano a esserci, a parte il virus del SARS-CoV, ma noi teniamo anche altre forme virali, altri virus influenzali banali. Quindi noi abbiamo l'obbligo di dire, di non solo convincere, ma di indurre i nostri pazienti a fare le vaccinazioni antivirali. E soprattutto bisogna stare attenti a dire è importante che lo facciate, non è importante che lo facciate contemporaneamente, anzi già ci troviamo un po' in là rispetto a quella che era, diciamo, la fase iniziale di ottobre-novembre per la terapia antivirale, però questo non significa che chi non l'ha fatto lo debba e non lo possa ancora fare. Quindi è fondamentale far capire a tutti che la vaccinazione è una terapia importante per prevenire adeguatamente la nostra BPCO e soprattutto anche le condizioni più semplici, addirittura anche il vaccino antipneumococcico, è fondamentale perché le polmoniti portano a gravi danni di insufficienza respiratoria, ricoveri in ospedale e sinceramente i pazienti con comorbidità come i nostri pazienti anziani non possono permetterselo, quindi devono assolutamente fare. Immancabile sulle tavole degli italiani in questi giorni di festa, il torrone. Per chi vuole cimentarsi in cucina con questo dolce tipico del Natale, oggi vi spieghiamo come prepararlo. Insieme agli auguri di fine anno, questa volta vi do una ricetta. La trovate per esteso su greypanthers.it e riguarda un dolce delle feste gradito a tutti. Parlo del torrone, di cui in Italia abbiamo esemplari molto, molto importanti, famosi, saporiti e colorati, che vanno dal nord al centro al sud, ognuno mettendoci ingredienti di frutta secca tipica locale. Nella ricetta che vedrete è molto semplice: mandorle, nocciole, noci, acqua, miele, zucchero, poco più. È rapida da fare, bisogna poi tenere in frigo una decina d'ore perché il prodotto, il torrone si cristallizzi. L'unica attenzione sarà quella di non far salire troppo la temperatura di miele e zucchero, ma sicuramente saremo capaci di farlo benissimo. Auguri!
Senior News termina qui. Prima di salutarvi, vi ricordo Pronto Senior Salute, il servizio di Senior Italia Federanziani dedicato agli over 65 che hanno prenotato tramite il CUP una visita specialistica, un esame diagnostico, un ricovero e l'appuntamento non rispetta i tempi indicati dal medico nella prescrizione. Chiamando il numero 06-6227-4404, ogni singolo caso verrà preso in carico gratuitamente. Sul sito www.senioritalia.it potete invece rivedere questa e tutte le altre edizioni. Arrivederci a domani.